Questo sull'incontro. Qualche altra piccola osservazione sulla mattinata e poi un po' una piccola riflessione conclusiva, se può servire. Quisiera ora hacer alguna nota sobre el resto de la mañana que hemos vivido y tal vez después alguna anotación conclusiva, si puede ser útil. Per quanto riguarda la messa, avete visto e avete sentito, avete i testi, quindi non credo di dovermi dilungare. Ho dato la cifra di 300.000 persone presenti, dopo essermi anche consultato sia con gli organizzatori che hanno notevole esperienza nei viaggi papali di valutazione delle presenze, sia anche con i responsabili, diciamo, delle autorità civili che hanno dall'elicottero avevano fatto le loro osservazioni. 300.000 credo che sia una cifra attendibile. Con respecto alla misa no tengo mucho que decir, estuvieron todos ustedes ahí, escucharon, vieron, tienen en sus manos las palabras del Santo Padre. He dado como cifra la de 300.000 participantes después de haberme confrontado con los organizadores, con las personas expertas también en este tipo de eventos y también con las autoridades que desde los helicópteros pudieron hacer también sus cálculos. Sí. Per quanto riguarda il discorso, avete visto uno sviluppo piuttosto, diciamo, espressivo e ampio del tema della libertà religiosa per la presenza della Chiesa nella vita della società cubana, dando tutto il suo servizio. Come avranno potuto darsi cuenta, hay todo un desarrollo del tema della libertà religiosa nel testo del Santo Padre. Por cuanto se refiere a la Iglesia y al servicio que la Iglesia puede prestar a la sociedad. Ecco. Se posso anticipare brevissimamente, però potete poi utilizzarlo dopo, nel testo del discorso alla despedida, alla partenza, che è anche un discorso molto importante di temi generali sulla società cubana, c'è una bella frase che forse potrebbe diventare un po' una síntesis de este viaje. Si puedo anticipar, aunque después tendrán ustedes en mano el texto, anticipar brevemente una de las frases que me parecen importantes de cuanto el Santo Padre dirá en su discurso de despedida, que me parece que podría ser en cierto modo síntesis del entero viaje. Cuba sea la casa de todos y para todos los cubanos, donde vivan la justicia y la libertad en un clima de serena fraternidad. Hay muchas palabras y muchas frases, pero esta es una que creo que es bien expresiva, que Cuba sea la casa de todos y para todos los cubanos. Bueno, guardando alla, diciamo, al viaggio nell'insieme che si sta concludendo, credo che possiamo dire che il Papa ha incontrato direttamente negli eventi almeno 500.000 cubani tra Santiago e La Habana. Tratando di tenere una mirada di conjunto sobre il viaje che sta llegando a su conclusione, podemos decir que el Papa ha encontrado unas 500.000 personas entre Santiago y La Habana. Come immagine principale, come vi ho già detto ieri sera, credo che sia giusto pensare all'immagine del Papa pellegrino alla Virgen de la Caridad del Cobre. Como ya les decía anoche, me parece que la imagen principal que hay que tener en cuenta es la imagen del Papa peregrino ante la imagen de la Virgen de la Caridad del Cobre. E un'altra cosa che mi hanno detto che è stata bella e significativa anche per la Chiesa di Cuba è l'impegno dei giovani, della pastorale giovanile e anche la loro preghiera questa notte accompagnando poi la imagen de la Virgen fino all'altare per la messa. Otra cosa hermosa que hay que notar es el compromiso y el protagonismo de la pastoral juvenil en toda la preparación de la llegada de la Virgen y también la vigilia de oración que tuvieron durante toda la noche y el hecho de que acompañaron a la imagen de la Virgen Mambisa hasta el altar. Es uno de
degli slogan che sono stati detti e ridetti, in particolare anche a Santiago, e che hanno colpito, diciamo, anche noi che veniamo da fuori, era Benedicto, los jóvenes cubanos son de Cristo. Ecco. Bueno. Una de las frases que nos ha impactado, sobre todo a nosotros que venimos de fuera y que se escuchó con mucha fuerza, sobre todo en Santiago, era Benedicto, los jóvenes cubanos son de Cristo. Ecco. Bene, io mi fermerei qua, se ci sono, se c'è qualche domanda. Comenzamos entonces con la sesión de preguntas. Usted, por favor, identifíquese y el medio. Sí, buenas tardes. Anaí Vigalán, de la Agencia Cubana de Noticias. ¿Ya? Sí, sí. Padre, ¿cómo debería ser vista en el mundo esta visita y los esfuerzos bilaterales que hoy se realizan para fortalecer aún más en Cuba los vínculos Iglesia-Estado? Gracias. È difficile dare forse una risposta molto, molto concisa. Certamente è una tappa ulteriore di un cammino. Dobbiamo vedere il passato, dobbiamo vedere il presente e dobbiamo vedere l'avvenire. È difficile dare una risposta sintetica. Sin duda es una etapa de un camino. Hay que ver un pasado, un presente y un futuro. Yeah. Le relazioni tra la Santa Sede e gli Stati sono in funzione, al servizio del bene della Chiesa nei diversi Stati e dei popoli in cui la Chiesa vive. Las relaciones de la Santa Sede y de los Estados son en función del bien de la Iglesia en esos países y del pueblo entero que vive en esos países. Per quanto riguarda le relazioni fra la Santa Sede e Cuba, sono relazioni buone, sono relazioni che, come è stato detto, durano da molti decenni senza incertezze e cercano appunto di servire nel modo migliore la vita e lo sviluppo della Chiesa in Cuba. Come si è detto già, le relazioni tra lo Stato cubano e l'Iglesia sono relazioni buone che si llevan adelante ininterrumpidamente desde hace ya décadas y que están en función de buscar siempre el bien y de estar al servicio de la Iglesia en Cuba. I due viaggi dei papi sono e saranno tappe importanti per incoraggiare questa vita della Chiesa in Cuba che riprende dopo tempi difficili e si deve sviluppare e, come è stato chiaro anche nel discorso di questa mattina, l'attesa o la speranza del Papa e anche quindi di questo viaggio è che ci sia un impulso forte di ulteriore sviluppo della Chiesa e del suo servizio nella società cubana. Sin duda, los dos viajes papales permanecerán como momentos fuertes, momentos importantes en este camino. Y el deseo, como lo expresó su santidad nuevamente en el discurso, en la homilía de esta mañana, es que sea un paso nuevo, un ulterior paso en este camino al servicio de la Iglesia en Cuba. Como dicevo già ieri, il fatto della presenza personale e dell'incontro personale del Santo Padre con la società cubana e anche le sue autorità può essere un forte aiuto a questo sviluppo. Come già traté di expresarlo ayer, il hecho della presenza fisica, la presenza personale di Sua Santità qui, su encuentro con el pueblo cubano, con la Iglesia cubana, con las autoridades, puede ser un impulso en este camino. Por acá, el señor de atrás.